Un caro saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi, da questo posto incantevole, vorrei condividere con voi una riflessione tratta da questo meraviglioso libro, a mio avviso, del grande saggio Nisargadatta Maharaji, e che si intitola Io sono quello. Credo che molti tra di voi già conoscano la vita di Nisargadatta Maharaji, uomo per la verità non molto istruito, e la cui vita, così come il suo insegnamento, è stato all'insegna della semplicità e dell'umiltà. Eppure vedeva con incredibile lucidità negli altri e in se stesso. Vedeva, insomma, nell'essenza della realtà. E questo libro, nella classica forma del dialogo tra maestro e discepolo, contiene il suo prezioso insegnamento, che alla pari di quello di tanti altri si pone un po' come un leitmotiv tra i video di questo canale. Figlio di un contadino indiano, Nisargadatta Maharaji, piccolo commerciante a Bombay, visse in pratica fino alla sua mezza età l'esistenza di un uomo qualunque. Infanzia, giovinezza, matrimonio, discendenza. L'incontro con un guru rappresentò per certi aspetti un punto di svolta, ma la sua vita non ne venne completamente trasformata. Per i primi anni, infatti, abbandonata la famiglia e gli affari, divenne una specie di mendicante, un pellegrino tra i diversi luoghi sacri dell'India. Percorse, tra l'altro, a piedi nudi la strada fino all'Himalaya, dove aveva inizialmente deciso di trascorrere il resto dei suoi anni alla ricerca della vita eterna, ma non appena comprese la non necessità di questo genere di ricerca, tornò sui suoi passi e rientrò in famiglia. La sua convinzione rimase sempre la stessa, tanto semplice da capire ad un livello superficiale quanto difficile da introdurre nel proprio modo di vivere, e cioè che le persone vivono in un mondo in cui si identificano con il corpo-mente e non hanno né il desiderio né il potere di abbandonarlo. Esistono soltanto per se stesse. Tutti i loro sforzi sono tesi al soddisfacimento dei bisogni bassi dell'io, dell'ego, della piccola personalità, in una rincorsa estenuante della felicità che però per definizione è sempre perennemente seguita come un'ombra dal dolore e dalla sofferenza. E nel passo che vi vorrei leggere oggi e con cui vi vorrei salutare, tutto questo viene ben espresso e sintetizzato, ed ancora una volta anche Nisargadatta Maharaji ci ricorda che la nostra vera essenza è al di là della mente, e che per cominciare a vivere davvero pienamente bisogna smetterla di identificarsi appunto con la mente e i suoi continui pensieri. Lasciar fluire, lasciar andare. Come? Praticando con disciplina e costanza, come ormai abbiamo già detto un sacco di volte, l'autosservazione, il ricordo di sé, l'autoindagine ed il ritorno alla presenza nel qui e ora, che poi rappresentano tante facce della stessa medaglia. Il sé è al di là della mente. Visitatore. Da bambino ho provato abbastanza spesso stati di completa felicità che sfioravano l'estasi. Poi sono passati, ma da quando sono venuto in India sono riaffiorati, specialmente dopo averti incontrato. Eppure, per quanto siano meravigliosi, non sono duraturi. Vanno e vengono, e non so mai quando torneranno. Maharaji. Come può esserci qualcosa di stabile in una mente che è la prima a non esserlo? Come posso renderla stabile? Come fa una mente instabile a rendersi stabile? Ovvio che non può. La natura della mente è quella di vagabondare da una parte e dall'altra. L'unica cosa che puoi fare è spostare l'attenzione della coscienza al di là della mente. Rifiuta tutti i pensieri tranne uno, il pensiero io sono. All'inizio la mente si ribellerà, ma poi, se avrai pazienza e perseveranza, cederà e si manterrà calma. Quando sarai calmo, tutto comincerà ad accadere spontaneamente, in modo naturale, senza alcuna interferenza da parte tua. Posso evitare questa lunga battaglia con la mia mente? Sì che puoi, ti basta vivere la vita come viene, rimanendo però attento e vigile, lasciando che tutto accada come deve accadere, facendo cose naturali in modo naturale, soffrendo e godendo i momenti di gioia così come la vita dispensa,
Anche questa è una via. Beh, allora posso anche sposarmi, avere dei figli, mettermi in affari, essere felice. Certo, potresti essere felice, ma anche il contrario. Prendila come viene, senza il minimo sforzo. Però io voglio essere felice. Non è possibile trovare la vera felicità in cose che cambiano e passano. Piacere e dolore si alternano inesorabilmente. La felicità proviene dal sé e puoi trovarla solo nel sé. Scopri il tuo vero sé e tutto il resto verrà di conseguenza. Se il mio vero essere è pace e amore, perché è così irrequieto? Non è irrequieto il tuo vero essere, è il suo riflesso nella mente che appare irrequieto, perché la mente è irrequieta. Le idee di movimento e irrequietezza, di piacere e dolore, sono tutte nella mente. Il sé è al di là della mente, consapevole ma non coinvolto. Tu sei il sé, qui e ora. Lascia perdere la mente, sii consapevole e non coinvolto, e realizzerai che rimanere attento ma distaccato, mentre osservi gli avvenimenti che vanno e vengono, è un aspetto della tua vera natura. Tieni a ciò che hai e non curarti di ciò che non hai. Ogni piacere fisico-mentale ha bisogno di un mezzo. Sia i mezzi fisici che quelli mentali sono materiali, si logorano e si esauriscono. Il piacere che arrecano è necessariamente limitato quanto a intensità e durata. La ricerca stessa del piacere è fonte di dolore, è un circolo vizioso. Il fatto stesso di esaminare il meccanismo ti mostra la via d'uscita. La confusione è solo nella tua mente, che finora non si è mai ribellata alla confusione e non l'ha mai tenuta in pugno. Si è ribellata soltanto al dolore. Sii attento, mettiti in questione, osserva, indaga, impara tutto ciò che puoi sulla confusione. Studia i meccanismi e guarda che effetti ha su di te e sugli altri. Quando hai ben chiaro cos'è la confusione, te ne sei liberato. Non puoi rendere eterna una cosa transitoria, soltanto l'immutabile è eterno. Distaccati da tutto ciò che rende irrequieta la mente. Rinuncia a tutto ciò, a tutto quanto disturba la pace mentale. Se vuoi la pace, meritala. In che modo disturbo la pace? Essendo schiavo dei tuoi desideri e delle tue paure. Le reazioni emotive, nate dall'ignoranza o dalla disattenzione, non sono mai giustificate. Cerca di avere una mente chiara e un cuore puro. Ti basta rimanere tranquillamente attento mentre indaghi sulla tua vera natura. Questa è l'unica via che porta alla pace. Alla prossima!